L'Automobile Club da oltre un secolo è vicino alla cittadinanza e fa educazione. Con Jaguar Land Rover abbiamo deciso di percorrere questa via che parla di auto elettriche, auto elettrificate, ibride ed elettriche e cerca di accompagnare l'utenza verso queste nuove forme di mobilità che ovviamente si aggiungono a quelle tradizionali che già conosciamo e che riempiono le nostre strade. La mobilità elettrica in realtà è un processo che va visto in un tempo medio-lungo. In Italia circolano circa 39 milioni di vetture e quando in un anno buono, diciamo così, se ne immatricolano circa 2 milioni. E perciò è chiaro che se anche domani smettessimo di vendere veicoli termici ci metteremo circa 20 anni. Circa 25.000 punti di ricarica presenti sul territorio nazionale e Enilx Way gestisce circa 15.000 punti. Questo deriva da un lavoro iniziato 4 anni fa con un forte investimento da parte del gruppo Enel, parliamo di circa 300 milioni, per agevolare quello che è il mondo della mobilità elettrica. È davanti agli occhi di tutti che la città di Milano sta compiendo una metamorfosi nella mobilità, in alcuni casi a volte accelerata, ma sicuramente che va accompagnata. Il processo di education è veramente importante perché la mobilità elettrica, per chi non l'ha mai provata, può spaventare. In realtà è molto esperienziale, chi la prova capisce subito quanto sia semplice e quanto sia anche divertente usare un'auto elettrica. Però prima di questo momento, ecco, diciamo, ci possono essere delle riserve, delle remore, delle paure e eventi come quello di oggi hanno il merito appunto di indirizzare queste paure, perché per ciascuna paura c'è una risposta semplice, chiara e rassicurante. Si tratta di tirar fuori le paure e rispondere in maniera rassicurante.